Eccoci qua amici, ci avviciniamo allo scontro diretto di domenica sera tra Inter e Juventus. Come avete già sentito, notato, è stato negato ancora una volta dai vertici degli arbitri, sicuramente non solo, il miglior arbitro italiano, uno dei migliori arbitri al mondo, come Orsato, ad arbitrare Juventus-Inter, mentre ci sarà Maresca e i signori Irrati e Doveri, Irrati e Doveri al VAR. Orsato, dopo il famoso giallo non dato a Pjanic, che era ovviamente giallo, non ha arbitrato l'Inter per 3 anni, non il Napoli, perché tutti stanno descrivendo una cosa non vera, non il Napoli, l'Inter, nonostante era a mille miglia punti da distanza dalla Juve, perciò non era nemmeno una partita che per loro contasse chissà che cosa, ma non conta questo. Conta il fatto che in Italia, anche per Rocchi, conta il favore politico, conta il favore del momento. Pensate che Rocchi non arbitra un Inter-Juve, un Juve-Inter da 6 anni. Il miglior arbitro italiano che ci invidia tutto il mondo, che fa finali di coppe, finali semifinali di Champions League, finali mondiali, semifinali mondiali, non può arbitrare Juventus-Inter, perché dall'altra parte c'è una società, quella che ovviamente non gli si può dire nulla, ovviamente non c'ha nulla da dire, società modello, stile, no? Quelli che devono insegnare i giocatori che arrivano qual è lo stile, ma la negazione di poter arbitrare Juventus-Inter, il miglior arbitro, uno dei primi 3 arbitri al mondo. Detto questo, perché? Perché la politica conta molto di più del calcio. Sapete cosa fa Orsato? Non è che non sbaglia, perché sbaglia come gli altri, meno, molto meno, ma sbaglia come gli altri. Ma cosa fa? Ha una capacità enorme di avere carisma, carattere, e fa star tranquilla la partita, perché rimprovera, perché va a muso duro con i giocatori, in più gli atteggiamenti dei giocatori o di una squadra o dell'altra vengono puniti. E così fai anche che tutto il tuo ambiente che si creerà all'interno dello stadio non si sviluppi in un ulteriore caos, no? Perciò ha questa particolarità, ancora meglio secondo me di Collina da questo punto di vista. A volte può sembrare ancora troppo burbero Orsato, ma non sto parlando di qualità, perché anche Orsato sbaglia, sbaglierà le altre partite, questo è fuori di dubbio. Ma una cosa è certa, che è un arbitro che ha le cose, no? Gli attributi. Maresca è uno che si fa sotto in casa e fa sempre partita collegata al VAR, che poi al VAR non ho capito cosa servirà in Inter Juve il VAR, perché a Milano si sa, soprattutto a Milano, poi tutti i campi, ma a Milano soprattutto la corrente che porta la spina, il cavo che porta alla TV, diciamo al monitor, sarà staccato, soprattutto dove attaccherà la Juve, perché ormai è così che funziona. Ma la cosa peggiore, ripeto, è che io vado a vedere una partita con un arbitro che si fa sotto, un arbitro che non se la sente di dare certe cose, un arbitro che non ha gli attributi e un arbitro che avrà sempre l'orecchio puntato al VAR per farsi comandare da doveri errati. È tutto centellinato, è tutto preparato, non parlo a partita, è tutto preparato perché hanno messo gli uomini migliori per determinare determinate cose. Scusatemi il gioco di parole. Dov'è che cade la credibilità? In tutti i big match, soprattutto in Europa, mettono l'arbitro migliore del campionato, quello più in forma, quello magari più famoso, quello che è internazionale, quello che fa molte più cose a livello tecnico degli altri. Invece in Italia no. Abbiamo paura perché Rocchi deve salvaguardare il pensiero di Gravina, il pensiero magari di De Siervo, il pensiero di chi sta come consigliere della Lega Calcio, che è l'unico, ripeto, consigliere della Lega Calcio che non è un proprietario di calcio, come Peppino Pino Marotta. Succedono cose strane, sempre solo in Italia e sempre solo da una parte. Premesso che non arbitra Orsato e guarda caso hanno preso 6 rigori su 9 scontri diretti, 10 scontri diretti, 6 o 7 rigori contro di noi, di cui 4-5 nemmeno l'unghia era rigore, perché ci ricordiamo De Sciglio su Dzeko, la gamba messa in mezzo
a Bonucci di Lautaro date rigore, finale di Supercoppa, Coppa Italia, non mi ricordo, a Roma, la non espulsione data a Brozovic che ha buttato via il pallone già essendo ammonito. Ci sono queste cose che fanno rabbrividire, e ripeto, non chi tifa la maglia, chi piace il calcio, perché per me la normalità dovrebbe essere per tutti, ovviamente non per Rocchi. La normalità è quella che Juve-Inter non c'è nemmeno da porsi il problema a chi deve arbitrarla. O Milan-Inter, o Milan-Juve, o Roma-Lazio, come è successo in Coppa Italia, che infatti è stato l'unico capace a Mancini a mandarla a quel paese ad affrontarla a muso duro. Sono partite che io non dovrei nemmeno leggere la designazione, dovrebbe essere in automatica orsato. Perché ci sono partite che le può, almeno in questo periodo storico, condurre esclusivamente orsato. Per qualità, per carisma, per carattere, per avere i cosiddetti attributi, per non farsi influenzare dall'ambiente, dallo stadio, per non farsi influenzare da società, dirigenti o qualcosa che cominciano a scrivere. È come dire che qualche dirigente ha già messo in moto che Rabiot a zero firmerà per l'Inter. Ma io dico, non ci sono nemmeno i soldi per pagare le noccioline fra poco. Perché anche quella che aveva il 31% lì alle Cayman non si sa che cacchio di fine ha fatto. Perciò questi vogliono, secondo le veline che passano da altre parti, proprio prima di Inter-Juve, Rabiot firmerà per l'Inter, no? È trattativa per l'Inter per l'anno prossimo, perché va a parametro zero. Rabiot che non resta la Juve, non resta magari perché non vanno bene 7 milioni o 5 quelli che lui offrirà alla Juve per abbassare il monte ingaggi, andrà da loro a prenderne ancora meno, devoti all'Inter, con tutti questi giocatori del mondo, andranno tutti all'Inter con il rischio di non prendere nemmeno lo stipendio. Uno che ha scritto, beh, bravi tutti, peccato giocare 11 contro 12 non è facile, ha scritto così, semplicemente. Siccome lo vedo un ragazzo abbastanza centrato, non credo proprio. Ma ripeto, la partita di domenica, segnatevela, che Maresca passerà una ventina di minuti a parlare esclusivamente con il VAR e ad essere attorniato, questa è un'altra cosa che Orsato non permette mai, ed essere attorniato da quelli là con la maglia nerazzurra, perché lo fanno con ogni arbitro tranne con Orsato, con quelli là per mettergli pressioni sulle sue decisioni. Questo è il campionato italiano, questo è quello che vuole Gravina, che il Titanic, lui più che il Titanic o la musica, di staccare la musica del Titanic, come ha detto lui, più che altro sta guidando alla Schettino. Lui è uno Schettino più che quello che toglie la musica su Titanic, questo è. Ma intanto A22 va avanti contro la UEFA e ci divertiremo, secondo me quest'estate dopo la fine dei campionati ci sarà da divertirsi. Intanto Orsato non arbitrerà Inter-Juve perché c'è il veto da parte di qualche società e di qualche dirigente di Lega FIGC, cioè amici da Frenbianconero.